Il segretario generale della CGIL Susanna Camusso ad Agrigento per dare il suo sostegno alle iniziative del sindacato provinciale. Sulle province c'è l'accordo tra Crocetta e gli alleati, ma la tensione resta alta alla direzione regionale del PD. Per il nuovo segretario in ballo tre candidati e anche sul tema del rimpasto. Il giorno dopo la retata del Niceno si scopre che i boss volevano colpire due imprenditori, capo clan un insospettabile incensurato studente universitario per la riorganizzazione della cosca fra Gela e Niscemi. Il consigliere comunale, vicepresidente del consiglio Giuseppe Di Rosa è il nuovo ospite del nostro settimanale A Tu per Tu, in onda stasera alle ore 21 e replica domani alle 15.45. Bentrovati al TG 98 di oggi, giovedì 23 gennaio 2014, il segretario generale della CGIL Susanna Camusso stamattina ad Agrigento per prendere parte ad una manifestazione della segreteria provinciale del sindacato e dare solennità alle iniziative che quest'ultimo intende organizzare per rilanciare l'economia agrigentina e centrare l'obiettivo finale che esso si prefigge di raggiungere, cioè la garanzia del posto di lavoro per tutti. E sul posto per noi ha seguito l'evento Sergio Rizzo. La segretaria nazionale della CGIL Susanna Camusso punta i riflettori sulla Sicilia, in particolare alla provincia di Agrigento. La leader della CGIL arriva ad Agrigento questa mattina nell'ambito di un incontro dal tema Il lavoro costruisce il futuro. Non bisogna mai immaginare che il nostro non sia un paese in grado di farcela, quindi noi poniamo esattamente il tema del piano del lavoro perché siamo convinti che è il lavoro che decide il futuro e che determina le possibilità, così come pensiamo che il nostro paese abbia delle straordinarie risorse, da quelle industriali a quelle culturali a quelle del territorio, che sono il luogo degli investimenti possibili, innanzitutto dell'investimento pubblico perché è quello che deve far partire la macchina e poi dell'attrazione degli investimenti. Ci pare che il vero nodo sia di governi che si susseguono e continuano a inseguire le politiche di austerità invece di partire dal lavoro per creare appunto una prospettiva e un futuro. Sulla riforma delle pensioni la vostra idea qual è? Come ha detto il Ministro, in realtà non c'è ancora stata presentata una proposta compiuta e intanto la vedremo. Ciò che è evidente è che bisogna mettere fine a una riforma che ha bloccato e irrigidito il mercato del lavoro e che ha penalizzato i lavoratori. Per le anticipazioni che abbiamo non ci pare che la proposta del Ministro vada nella direzione giusta. Una delle questioni affrontate è la situazione meridionale, gli interventi poco incisivi sul fronte del lavoro da parte del governo nazionale per questa parte di territorio. Siamo ad Agrigento, siamo in Sicilia, per il mezzogiorno questo governo ha fatto abbastanza? No, mi pare che anche qui c'è una coerenza tra un governo che accetta le politiche di austerità europee e un abbandono delle scelte rispetto al mezzogiorno, perché la prima grande necessità del mezzogiorno è quella degli investimenti sul lavoro, degli investimenti sulla qualificazione dell'apparato industriale, sulle nuove tecnologie e la nuova qualità, e quindi mi pare che in questo periodo non si è lavorato a chiudere una forbice che invece la crisi ha molto allargato tra le condizioni del nord e quelle del mezzogiorno. La provincia di Agrigento è una provincia in grande difficoltà, la regione Sicilia è una regione in grande difficoltà. In questo sta una consistente parte della delusione rispetto al governo regionale, che si era presentato annunciando grandi interventi sia di trasparenza e di legalità ma di investimenti sul lavoro. Non ci pare che invece si sia affrontato concretamente questo tema. L'incontro voluto dalla segreteria provinciale, retto da Massimo Raso, con l'obiettivo di ridare una scossa al sistema politico istituzionale e a quello delle forze sociali ed economiche per cercare di ripartire in una provincia sempre più segnata dalla crisi. Arriva ad Agrigento Susanna Camusso, segretaria nazionale della CGIL. Si accendono i riflettori su questo territorio?
Sì, è quello che abbiamo appunto cercato di fare, cioè di rimettere in fila le questioni di questa provincia, di rimettere in fila i numeri drammatici che purtroppo ci consegnano, di mettere insieme le forze, perché noi oggi lanciamo una proposta alle altre forze, lo lanciamo alla CISL e alla UIL, ma lo lanciamo anche alle forze imprenditoriali, lo lanciamo anche alle forze istituzionali, ai sindaci, al commissario della provincia, per dire tutti insieme, sediamoci un attimo, selezioniamo le priorità su cui concentrarci, però facciamo le battaglie e portiamo a casa quasi il risultato che dia lavoro e occupazione, perché noi non possiamo morire di disoccupazione o scegliere la via dell'emigrazione come unica soluzione ai nostri problemi. Quindi questo è il tentativo che facciamo oggi, la presenza di Susanna Camusso ci aiuta ad amplificare molto questo concetto, oltre che noi siamo all'inizio del nostro percorso congressuale, quindi parliamo anche di questo avvio, di questa campagna congressuale, il congresso che noi pensiamo debba essere aperto, quindi non un congresso in cui discutiamo delle nostre cose, ma in cui appunto discutiamo dei problemi della provincia di Agrigento. Cosa direte alla Camusso per Agrigento? All'Agrigento, ripeto, offriremo una radiografia di come è fatta, delle cose positive e delle cose negative, delle potenzialità ma anche delle criticità. E poi lei le inquadrerà in un ragionamento più complessivo, più generale, perché ripeto, purtroppo non le risolviamo tutte qua le questioni, alcune di queste questioni le risolviamo a Roma e a Palermo, quindi è su altri tavoli che si gioca la partita. Ad intervenire anche il segretario regionale della CGIL, Michele Pagliaro. La presenza di Susanna Camusso rafforza l'iniziativa che oggi la CGIL agrigentina e la CGIL siciliana rilancia partendo da Agrigento sui temi dello sviluppo, sui temi del lavoro, sui temi di una Sicilia a cui chiediamo di cambiare passo. Noi abbiamo subito effetti drammatici per via di questa crisi che in Sicilia è ancora più grave, pensiamo che sia necessario invertire la tendenza e chiediamo a tutte le forze sociali di farsi carico di un progetto comune per fare in modo che nell'ambito della politica regionale ma anche nazionale il tema del lavoro possa diventare il tema centrale dell'agenda politica. Nella platea piena dell'hotel Dioscuri by Palace di San Leone, dove si è svolto la convention, presenti anche le altre sigle sindacali, il prefetto di Agrigento Nicola Diomede, il presidente della Camera di Commercio Vittorio Messina, anche a nome di tutte le associazioni datoriali, e il vicepresidente di Confindustria Sicilia Giuseppe Catanzaro. Proseguiamo con la cronaca. Forze dell'ordine, vigili del fuoco e sommozzatori sono impegnati da ieri sera a Naro nelle ricerche di un operaio romeno di 28 anni che era andato a pescare nell'invaso San Giovanni e che non ha fatto più ritorno. A dare l'allarme ieri sera è stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro del marito. Sul posto i soccorritori hanno trovato lo zaino e la canna da pesca dell'uomo, che si teme possa essere annegato dopo essere stato colto da malore. I carabinieri di Lercara Friddi hanno arrestato Rosario Amato, 26 anni, di Porto Empedocle, sorpreso in possesso di 100 grammi di hashish. I militari hanno intimato l'alta a un'automobile con a bordo tre giovani lungo lo scorrimento veloce da Palermo in direzione Agrigento. Uno dei tre ha tentato di nascondere il panetto di hashish lanciandolo oltre il guardrail. L'involucro è stato invece subito recuperato dalla pattuglia. Il presidente della regione Rosario Crocetta strappa un primo accordo agli alleati sulla riforma delle province, che già oggi va all'esame della commissione affari istituzionali all'ARS, ma la strada che riporta il sereno nella maggioranza, soprattutto con il PD, è ancora lunga e in salita. Passa da un cambio di assessori e dall'intesa sul nuovo leader dei democratici. Se non si dovesse trovare l'accordo su una candidatura unitaria alla segreteria del PD, si andrebbe a tre candidature di corrente. Il governatore Crocetta rimane dunque ai ferri corti col PD anche sul tema del rimpasto. Vediamo questo servizio.
Una finanziaria bellissima, difesa da tutti. Esordisce così il presidente della regione, Rosario Crocetta, aprendo una conferenza stampa a tutto campo che non poteva iniziare se non parlando del nuovo scontro con il PD. Il governatore si è però mostrato sereno, nonostante i giorni di contrapposizioni con il suo maggior alleato di governo. La conferenza è iniziata in ritardo a causa del prolungarsi della riunione sulla riforma delle province. L'accordo nella maggioranza sembra essere stato parzialmente raggiunto. Infatti i consorzi saranno 9, ai quali si aggiungeranno le 3 città metropolitane. I comuni potranno scegliere se aderire ad uno dei consorzi o ad una città metropolitana. In alternativa potranno mettersi insieme per dar vita ad ulteriori consorzi, purché rispettino i criteri minimi di popolazione e formalizzino la loro richiesta entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Io non ho aperto alcuna ostilità. Io non sono anch'io il PD, non lo so, io questo ragionamento è della serie. Il PD è fuori dal governo, allora sono fuori dal governo pure io. Perché voglio dire, o sono fuori dal PD o sono fuori dal governo. Cioè, voglio dire, come si fa a dire che il PD è fuori dal governo quando c'è il presidente della regione che è in carica? No, o l'ha buttato fuori dal partito, non può fare, si capisce, no, che è illogico. Il governatore parla anche del tanto criticato ufficio della regione siciliana a Bruxelles e risponde alla polemica sull'auto blindata in leasing per i suoi spostamenti. Ho capito che si è inventata una polemica tutta inesistente, perché ogni volta la Sicilia deve essere in testa ai primati negativi. Stavolta mi dispiace, costiamo meno della Lombardia, della Emilia Romagna e della Liguria, quindi che fanno bene. D'altra parte queste regioni hanno avuto successo in questi anni perché hanno avuto proprio degli uffici organizzati a Bruxelles, e bisogna anche dire con molta chiarezza che la programmazione oggi europea si fa su basi regionali, quindi è impossibile che le regioni non seguano le vicende europee. Il giorno dopo la retata del Nisseno denominata Fenice si scopre che i boss volevano colpire 2 imprenditori. Capo clan, un insospettabile incensurato studente universitario per la riorganizzazione della cosca fra Gela e Niscemi. Particolari nel servizio. Era stata affidata ad un giovane considerato di buona famiglia, universitario, la riorganizzazione del clan di Niscemi. Alberto Musto, studente all'ISEF, incensurato, sarebbe stato investito della carica direttamente da Alessandro Barberi, tornato libero dall'estate 2011 dopo aver scontato una condanna a 20 anni di carcere. Progettavano punizioni esemplari per 2 imprenditori locali che non si erano piegati alle richieste del pizzo. I 2 avevano detto no al racket, ma denunciando ogni cosa alla polizia e spezzando così il muro del silenzio hanno consentito alla DDA di decapitare un clan che si stava riorganizzando in un territorio ad alta densità criminale come quello di Niscemi. Per 6 sono scattati i fermi eseguiti dalla squadra mobile Nissena e dal commissariato di Niscemi nel contesto dell'operazione Fenice, che ha interessato anche Crema, dove si era trasferito da tempo per motivi di lavoro Salvatore Blanco, Turi Paletta. Gli altri 5 sono Alessandro Barberi, l'unico gelese del clan, 62 anni, consuocero di Giuseppe Pidru Madonia, storico capo della famiglia mafiosa Nissena, e i niscemesi Alberto Musto, di 28 anni, Luciano Albanelli, 36 anni, Fabrizio Rizzo, 41 anni, e Alessandro Ficicchia, 37 anni. Sono accusati di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento aggravato, porto illegale di armi e di ordigno esplosivo. L'operazione Fenice, come è stato ribattezzato il Blitz, nasce da una indagine della mobile avviata pochi mesi dopo l'arresto nel febbraio 2013 di Giancarlo Giugno, uno dei capi storici della mafia niscemese, in stretto contatto con Alessandro Barberi, esponente del clan gelese dei Rinzivillo. Proprio Barberi, dopo l'arresto di Giugno, aveva preso in mano le redini del mandamento di Gela, affidando ad Alberto Musto il testimone della cosca di Niscemi. Ad inserirlo fra le leve criminali del paese sarebbe stato proprio Giancarlo Giugno, ma al suo clan, ancora prima delle dichiarazioni rese dai 2 imprenditori, si erano accesi i riflettori della polizia, che aveva localizzato il garage alla periferia della città, dove venivano pianificate le attività della cosca con estorsione a tappeto ai danni di numerosi commercianti e finalizzate anche a foraggiare le famiglie dei detenuti. Microspie e telecamere piazzate al punto giusto hanno permesso agli investigatori di svelare i piani della cosca guidata da Alberto Musto.
intercettazioni dal contenuto inequivocabile e per certi versi agghiaccianti da obbligare i magistrati della DDA a disporre i fermi della scorsa notte. E ancora Operazione Fenice, le osservazioni del capo della squadra mobile nissena Marzia Giustolisi e Gabriele Presti, commissario capo a Niscemi. Veniamo. Ambientali registrate importanti sono state davvero molte, ma quelle che più hanno caratterizzato questa indagine riguardano proprio una riorganizzazione della famiglia di Niscemi dopo l'arresto di Giancarlo Giugno. Infatti i cinque soggetti niscemesi sono quelli che hanno costituito la longa manus del boss fino a prima del suo arresto, specialmente i soggetti come Musta Alberto ed Albanelli, che sicuramente saranno anche per voi nomi nuovi, sono state quelle nuove leve che il boss cominciava, come dire, ad allevare nel suo vivaio criminale, usiamo questa metafora. E dalle intercettazioni si percepiva chiaramente il fatto che questi soggetti ponessero in essere delle condotte tipiche dei reati fini dell'associazione mafiosa, dalle estorsioni ai danneggiamenti, e tutto veniva messo in atto con assoluta violenza, tant'è che loro, avendo a disposizione armi, perché non ci dimentichiamo che l'associazione contestata è anche armata, quindi da fucile a pistoli, non avevano alcuna remora ad andare in giro armati, e questo noi lo intercettiamo diverse volte in macchina, che si compiacciono appunto delle armi che hanno piuttosto che altro. E poi naturalmente il fatto che loro questa violenza potessero, come dire, riversarla sui due imprenditori che hanno collaborato, ci ha portato con diciamo, un lavoro anche splendido, veloce della procura ad effettuare questi fermi. Noi abbiamo sicuramente percepito, stando nel territorio, l'assenza determinata dall'arresto del noto Giancarlo Giugno a Ferrara dell'anno scorso. Questo in qualche maniera ha creato un vuoto in quella che era la famiglia di Niscemi, un vuoto che sin dalle prime battute subito dopo il suo arresto è sembrato essere stato colmato dal Musto Alberto, personaggio che noi sapevamo per altre vie in qualche maniera avesse una sorta di nomina del Barberi Alessandro. Era davvero, insomma, particolare notare questo giovane che, figlio di buona famiglia, studente universitario, con un in qualche maniera totalmente estraneo a quelle che sono le dinamiche delle organizzazioni criminali, che ad un certo punto comincia a atteggiarsi come quello che era stato in qualche maniera il suo mentore, Giancarlo Giugno, che nell'ultimo periodo prima dell'arresto aveva frequentato. Confermato dalla Cassazione l'ergastolo per Giovanni Rina, il figlio di Totò Rina, condannato per alcuni omicidi di mafia. La Suprema Corte infatti ha detto no alla richiesta di sostituzione della pena del carcere a vita con 30 anni di reclusione. Rina Junior è stato difeso dall'avvocato Antonio Managò, che aveva chiesto l'invio alla consulta degli atti del fascicolo di Giovanni Rina. Questo è un pallista, io a lui ho detto interessati per tuo padre perché io in Cassazione non posso fare niente. Questo gli ho detto, non che gli ho dato il papello. Conversando col mafioso pugliese Alberto Lorusso durante l'ora d'aria, il boss Totò Rina smentisce le parole del pentito Giovanni Brusca, che ha raccontato agli inquirenti di avere saputo del padrino di Corleone della consegna allo Stato del papello, l'elenco delle richieste della mafia per fare cessare le stragi. Quando ho sentito alla televisione che il generale Dalla Chiesa era stato promosso prefetto di Palermo per distruggere la mafia, ho detto prepariamoci, mettiamo tutti i ferramenti a posto, tutte le cose pronte per dargli il benvenuto. Lo racconta il boss Totò Rina al criminale pugliese Alberto Lorusso durante una conversazione in carcere intercettata. Lui aggiunge, gli sembrava che veniva a trovare qua i terroristi, gli ho detto qua il culo glielo facciamo a cappello di prete.
dovrà muoversi a bordo di un motorino per evitare di diventare un facile bersaglio il capitano ultimo, ovvero il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, l'uomo che catturò Totò Riina nel gennaio 1993 e al quale è stata appena tolta la scorta. La decisione, resa nota da Panorama e del Comitato per la Sicurezza presieduto dal prefetto di Roma, da domani dunque l'ufficiale dei carabinieri resterà senza protezione. Non si ferma all'alt dei carabinieri e travolge uno dei militari che aveva allestito il posto di controllo in via Berlinguer a Favara. Ne nasce un inseguimento durante il quale sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola. 4 chilometri dopo viene ritrovato il Fiat Fiorino che vedete nella foto, mentre l'uomo è scappato a piedi in aperta campagna. I militari dell'arma per ore ieri sera hanno ingaggiato un'autentica caccia all'uomo nei dintorni di Favara. L'uomo è tuttora ricercato. I giudici della seconda sezione penale hanno condannato il bidello Calogero Gramaglia, 52 anni, a 1 anno e 6 mesi di reclusione per l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Assoluzione invece dall'accusa di peculato. L'uomo, arrestato nel marzo di 2 anni fa, era stato sorpreso dai carabinieri che avevano trovato 20 grammi di hashish dentro i locali della scuola materna del villaggio Peruzzo. L'accusa di peculato invece era relativa alla presunta appropriazione di 2 cassette di acqua. Arresti domiciliari per Angelo Amato, 57 anni di Canicattia, arrestato sabato scorso dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto al termine dell'udienza di convalida che si è svolta al carcere di dove Amato era stato rinchiuso. La vicenda è relativa ad una lite avuta da Amato con il cognato Giuseppe Brunco ed il nipote Salvatore per questioni di interesse, al termine della quale era stato esploso anche un colpo di arma da fuoco da una delle pistole che l'agricoltore aveva portato con sé. Armi detenute illegalmente. Il PM Salvatore Vella aveva chiesto per Amato la conferma della custodia cautelare in carcere. La Procura della Repubblica di Agrigento ha citato a giudizio immediato Fortunato Cannella, 42 anni, originario di Grotte ma residente ad Aragona. Cannella risponderà di falso, truffa, sostituzione di persona e appropriazione indebita. Come ispettore di una nota compagnia assicuratrice avrebbe indotto ignari clienti a firmare polizze e investimenti, trattenendo però lui stesso il denaro. La truffa avrebbe fruttato circa 1 milione di euro di cui non sembra esserci traccia. La procura, l'inchiesta è stata coordinata dall'aggiunto Ignazio Fonzo e dal PM Luca Sciarretta, adesso trasferito, ha disposto la citazione diretta a giudizio. Prima udienza il 5 maggio. Cannella, che ha nominato come difensori di fiducia gli avvocati Alfonso Neri e Salvatore Pennica, potrà scegliere il rito abbreviato o il patteggiamento. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Ottavio Mosti, a conclusione del giudizio abbreviato, ha assolto l'avvocato Giuseppe Arnone dall'accusa di calunnia a danno degli esponenti politici del Partito Democratico Angelo Capodicasa, Giacomo Di Benedetto ed Emilio Messana. Il pubblico ministero Salvatore Vella, nel corso dell'udienza a conclusione della requisitoria, ha chiesto la condanna di Arnone a 2 anni e 4 mesi di reclusione. L'ipotesi di reato si riferisce a presunti brogli commessi in occasione della composizione dell'elenco dei rappresentanti di lista alle regionali del 2008 in Sicilia, e Arnone avrebbe attribuito la responsabilità degli stessi presunti brogli ai 3 esponenti del PD. Arnone è stato assolto in ragione dell'articolo 530, ossia l'insufficienza di prova o la contraddittorietà della prova. La fregata Zeffiro della Marina Militare ha concluso ieri sera le operazioni di soccorso d'un barcone di migranti avvistato nella mattinata di ieri dall'elicottero della nave anfibia San Marco.
Le 204 persone a bordo, tra cui una donna e tre minori, sono tutte in buone condizioni di salute. Ancora da definire da parte del Ministero dell'Interno il porto dove i migranti saranno sbarcati. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Michele Contini, ha assolto Francesco Fragapane di Santa Elisabetta, accusato di avere guidato in stato di ebbrezza. A Fragapane, a seguito di un controllo eseguito con l'etilometro, è stato riscontrato un valore corrispondente ad un tasso di alcol nel sangue tra 0,85 grammi per litro e 0,80 al primo e al secondo accertamento. Il giudice Contini, accogliendo le argomentazioni dei difensori, gli avvocati Melania Stornaiuolo e Adriana Catalano, che vedete nella foto, ha assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato. E adesso diamo la linea alla regia per i primi suggerimenti commerciali. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Il consigliere comunale, vicepresidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, è il nuovo ospite del nostro settimanale A Tu per Tu, in onda stasera alle ore 21 su Studio 98 e in replica domani alle ore 15.45, sabato alle ore 23.15 e domenica alle ore 15.20. Intanto Di Rosa questa mattina ha convocato la stampa sulla imminente sagra del mandorlo in fiore, organizzata con fondi del Parco Archeologico della Valle, e sulla settimana pirandelliana cacciata da Agrigento. Di questi argomenti Di Rosa ha anche parlato nella nostra trasmissione, pertanto vi proponiamo uno stralcio. Vediamo. Sagra del mandorlo in fiore. Sagra del mandorlo in fiore. La sagra del mandorlo in fiore. Ci sarebbero solo 130.000 euro di sagra. Sagra del mandorlo in fiore. Non vorrei essere frainteso. La sagra del mandorlo in fiore non esiste da anni. La sagra del mandorlo in fiore era una manifestazione con al suo interno delle manifestazioni collaterali che erano diventate poi le principali, il mandorlag, cioè era la sagra per la mandorla. Sagra significa fare la sagra del couscous, era la sagra del mandorlo. Mandorlo. Quella è la sagra del mandorlo. Da anni non si è più svolta la sagra del mandorlo. Si svolge ad Agrigento un festival del folklore. Folklore. Di folcloristico Balli. Agrigento a tutto, perché tutto quello che si fa è folcloristico, e folcloristico al 21 di gennaio discutere se farla, come farla, quando farla, essendo i nostri albergatori che dicono che hanno tante prenotazioni. Oh mio Dio. E forse anche a la questo loro punto, spinta è stata incisiva a questo punto. A questo punto. Perché, se ogni anno poi si deve fare, non programmarla un anno prima? Se ne parla sempre, lo si dice sempre. Non programmarla un anno prima. E per quest'anno che ormai non ci sono più tempi di organizzazione, di altro, perché poi non ti nascondo che la gente deve sapere, in metà Europa, in quasi tutto il mondo, girano inviti da parte del sindaco Zambuto a gruppi folcloristici, ma non da ora, da 6 mesi, 7 mesi, e poi ancora non sappiamo chi organizza. Allora non è vero, non è vero, non è assolutamente vero, perché poi abbiamo fatto scappare la settimana pirandelliana del professore perché Laura. Non avevamo soldi, non avevamo soldi, e abbiamo fatto scappare la settimana pirandelliana che portava 1300 pernottamenti. La sagra quanti pernottamenti porta? Io ho una domanda che farò agli albergatori, quegli stessi albergatori che non sanno forse che in questo momento chi gli dice di essere dalla loro parte porterà in consiglio comunale molto probabilmente la tassa di soggiorno. Ne stanno discutendo, la maggioranza sta discutendo della tassa di soggiorno. Tassa di soggiorno. La maggioranza predisporrà la tassa di soggiorno e la porterà in consiglio con molte probabilità. Però abbiamo perso 1300 pernottamenti della settimana pirandelliana. Con un contributo che il comune Elargiva. Li ha guadagnati Terrasini, città del mare. Con un contributo che il comune Elargiva di al massimo 15.000 euro. 5.000 euro lo scorso anno, prima di perderla. Perché?
L'assessore Francesco Messina questa mattina negli uffici comunali di Fontanelle ha tracciato il punto sull'attività svolta nel settore del verde pubblico e dell'arredo urbano in un'apposita conferenza stampa. Seguiamo. Sono stati completati i lavori per quanto riguarda le palme colpite dal punteruolo rosso. Un ulteriore risultato portato a casa dopo che mi insedio nemmeno 2 mesi fa nel verde pubblico. Abbiamo già rimosso 50 palme nel territorio agrigentino, 50 palme che sono state colpite dal punteruolo rosso e che quindi sicuramente portavano un documento alla nostra città oltre che all'incolumità pubblica. Risultato importante perché in breve termine abbiamo attivato gli uffici, si sono attivati per predisporre il bando, dopodiché effettuate tutti i servizi manutentivi abbiamo noi portato a casa un importante risultato, uno dei tanti. Infatti il senso della conferenza stampa di oggi è proprio per rimarcare il buon lavoro fatto in questi 2 mesi e per spiegare alla gente che evidentemente stiamo lavorando e lo stiamo facendo in buona volontà. L'ufficio infatti non sta fermo, ci sono in programma altri diversi interventi. Allora, già nel mese di dicembre abbiamo acquistato un'attrezzatura ludica che verrà collocata in piazza Cavour, nel fine gennaio verrà installata in piazza Cavour e fa parte di un programma quindi del rinnovamento delle attrezzature ludiche. Ho chiesto nei giorni scorsi ulteriori 15.000 euro per ulteriore acquisto. Immediatamente il sindaco ha fatto mia questa richiesta e l'ha girata immediatamente al dottore Mantione. Evidentemente stiamo lavorando bene, infatti per onestà che già nel 17 febbraio ci sarà l'espletamento di una gara di 70.000 euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, manutenzione che verrà attenzionata le vie tra quella via Metello, via Petrarca e viale della Vittoria, ma anche in particolar modo le scuole, proprio per garantire la sicurezza di tutti gli utenti fruitori. Mentre questa mattina ho richiesto al dottore Mantione ulteriori 30.000 euro per l'acquisto di un cestello elevatore che possa sgravare il comune per quanto riguarda le manutenzioni che vengono fatte immediatamente e quindi poterle fare con sicurezza per quanto riguarda gli operatori, ma con celerità per quanto riguarda invece anche la rimozione del pericolo. Legambiente contro la presunta e cosiddetta mini tabella H della Regione. Il presidente regionale Mimmo Fontana ed il direttore regionale dell'Associazione Ambientalista Gianfranco Zanna affermano: esprimiamo tutta la nostra indignazione per la mini tabella H, neanche tanto discreta, che si cela fra i tanti emendamenti approvati nella legge finanziaria. Siamo indignati perché continuano ad esserci disparità tra le tante realtà associative, molte delle quali allo stesso livello, considerato che ciascuno di essa ha dietro una legge ad hoc. Ci auguriamo che il commissario dello Stato, tra le tante norme, cassi anche questa sorta di mini tabella H, concludono Fontana e Zanna. I bambini prima di tutto, fare ridere loro è la cosa più importante per noi. Queste le parole di Ficarra e Picone all'ospedale dei bambini di Cristina di Palermo durante la presentazione dei nuovi locali adibiti a ludoteca realizzati grazie al coinvolgimento della Ollus Mare Dolce, l'associazione no profit che fa capo al duo comico palermitano. Vediamo. I bambini prima di tutto, fare ridere loro è la cosa più importante per noi. Ficarra e Picone questa mattina alle 10.30 all'ospedale dei bambini di Cristina di Palermo hanno presentato i nuovi locali adibiti a ludoteca, realizzati grazie al coinvolgimento della Onlus Mare Dolce, l'associazione no profit che fa capo al duo comico palermitano. Non c'è cosa più bella di sentire ridere i bambini in teatro e quella è una cosa che io e Salvo non ci dimentichiamo mai di fare. Tutto questo è nato il 6 gennaio del 2013, abbiamo fatto uno spettacolo al Teatro al Massimo, sono stati raccolti fondi, i palermitani sono venuti numerosissimi e da lì è cominciata l'idea di una ludoteca che adesso è venuta a compimento grazie anche ad altri interventi di sponsor di tante persone che non finiremo mai di ringraziare. Materialmente la ludoteca viene consegnata all'associazione Abbio che aprirà, diciamo, al momento 4 giorni la settimana, 2 di pomeriggio e 2 di mattina, ma si spera che possano arrivare nuovi volontari e quindi tenerla aperta il più possibile. Noi volevamo dotare l'ospedale dei bambini di un nuovo primario, ma non ne siamo in grado né io né lui, cioè, quindi abbiamo pensato no, una cosa che fosse legata, come dire, alle risate, al divertimento, alla spensieratezza.
Intervento dell'europarlamentare Salvatore Iacolino sul suo incontro con il ministro dell'Interno greco, al centro la solidarietà sul fronte della migrazione. Si parla anche dell'ipotesi di riforma elettorale voluta da Berlusconi e da Renzi. Vediamo. Ho incontrato il ministro degli interni greco, la Repubblica Ellenica alla presidenza in questo scorcio di legislatura che coincide con la fine stessa della legislatura. Una priorità assoluta, la migrazione, la solidarietà, una cornice solidare, una condivisione degli oneri, più risorse anche ai paesi terzi, per la prima volta 20 milioni di euro ai paesi nordafricani per tenere lì i migranti economici, ma nello stesso tempo più risorse anche per Frontex, più risorse anche in prospettiva di quella riorganizzazione dell'operazione italiana Mare Nostrum che garantisce un pattugliamento reale e la salvezza delle vite umane. Nello stesso tempo in Italia l'ipotesi di riforme elettorali voluta da Berlusconi e da Renzi va nella direzione giusta, un sistema democratico con meno costi per la politica, minore burocrazia e soprattutto un accesso più immediato alle scelte di governo da parte di cittadini sempre più esigenti che vogliono condividere le scelte più importanti per fare in modo che l'Italia abbia maggiore peso in Europa e che possa essere stabile, duraturo e credibile un governo che probabilmente potrà essere scelto nel caso in cui si dovesse arrivare all'election day da qui a qualche mese. E questa è la prospettiva concreta sulla quale possiamo lavorare nel rispetto di un governo che in ogni caso noi incalziamo, quello attuale, perché possa fare presto quelle riforme strutturali che intanto servono al Paese. Grande attesa per le reliquie di Santa Bernadetta Subirò, tra noi in arrivo il prossimo fine settimana, un evento organizzato dall'Unitalsi e l'Arcidiocesi di Agrigento. L'arrivo delle reliquie è previsto per sabato a San Buca di Sicilia con accoglienza all'ingresso del paese, sabato 25 gennaio naturalmente, dicevamo, a San Buca di Sicilia con accoglienza all'ingresso del paese, processione solenne verso il santuario. A seguire alle ore 21 inizieranno le visite alle reliquie e veglia di preghiera. Domenica 26 gennaio di buon mattino alle ore 8 visita alle reliquie, alle ore 10 recita del Santo Rosario meditato e alle ore 11:30 Santa Messa. Alle ore 13:30 partenza delle reliquie da San Buca di Sicilia con destinazione Agrigento. Alle ore 16:30 relativa accoglienza nella chiesa di San Domenico. Alle ore 18 la Santa Messa sarà presieduta da Monsignor Francesco Montenegro. Alle ore 20:30 veglia di preghiera. Lunedì 27 gennaio le reliquie faranno visita presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Nel pomeriggio il rientro delle reliquie nella chiesa di San Domenico per la Santa Messa e la proiezione video di Santa Bernadetta. Infine martedì dopo la Santa Messa delle ore 18 ci sarà la consegna delle reliquie alla diocesi di Caltanissetta. Ci fermiamo ancora, seconda ed ultima pausa pubblicitaria, al rientro una ricca pagina sportiva, tra poco. Ultima parte del nostro telegiornale, Giorgio Scarso è il neocommissario reggente del CONI Sicilia. Ieri ha incontrato i giornalisti a Palermo per presentare il programma del suo mandato, vediamo. Si è presentato questa mattina il nuovo reggente del CONI Sicilia, Giorgio Scarso, insieme al suo vice Orazio Arancio, presidente della Federrugby. Dopo le dimissioni del presidente Giovanni Caramazza, a seguito della sfiducia dei consiglieri federali del CONI, il presidente nazionale Giovanni Malagò ha scelto il reggente che guiderà l'organizzazione regionale fino alle nuove elezioni. Scarso, già vicepresidente vicario del CONI nazionale, presidente della Federscherma nazionale Modicano, ha già in mente gli obiettivi principali per il rilancio del CONI Sicilia. Cercare di riannodare le file di questo mondo che si è un po' sfilacciato per immaginare un progetto comune che possa nel volgere di qualche mese andare verso una normalizzazione e per conseguenza un dialogo costante e continuo con le istituzioni affinché lo sport possa trovare quello spazio che merita. Mi auguro che questo momento lo sport siciliano lo superi nel giro di qualche mese per tornare a una normalità. Sono dell'avviso che un accurato lavoro di ricucitura possa portare a una unità di intenti del movimento. Game over. Il Ragusa Calcio, dopo aver incassato tre rinunce prima della radiazione che sarebbe arrivata domenica con il forfè nella gara interna
contro i calabresi del comprensorio Montalto, si ritira dal campionato di Serie D, ma al contempo chiede di poter continuare per questa stagione l'attività giovanile. Una brutta notizia questa. Sono serviti 120 minuti di gioco e 14 rigori per decretare la vincente siciliana della Coppa Italia di Eccellenza, Quinto Memorial Gianfranco Provenzano. A rappresentare la Sicilia per gli spareggi nazionali saranno i catanesi del San Pio X, che hanno vinto la lotteria dei rigori contro il Marsala dopo l'errore dal dischetto del giovane De Vita, che ha consegnato suo malgrado la coppa alla compagine etnea. Dopo il 2-2 al 90esimo, gli etnei si sono imposti 8-7 ai rigori. Spettacolo in campo e sugli spalti nella finale che si è giocata a Brolo. Vediamo. Arena del cross, cercare Panatteri, Panatteri è solo! E il gol! Il gol di Panatteri, l'errore in marcatura di Maltesa che si è fatto superare dal pallone. E quando siamo al 38esimo del primo tempo, la San Pio X sblocca il risultato con Panatteri. Erbini che scatta il portiere, non esce Erbini che prova, dice Pablo. Erbini viene steso dal portiere Vitale ed è calcio di rigore ed è forse cartellino giallo per il portiere Vitale. Parte Marco Fina, il tiro, è il gol! È il gol! È il gol! Il pareggio degli azzurri! Undicesimo della serie di presa! Marsala che riprende la partita! 1-1 per gli azzurri che meritatamente riprendono la gara! Riccobono di prima intenzione, scambiano Pasca e c'è un fallo forse di Riccobono! E poi c'è il gol di quel giocatore, di quel grande giocatore che risponde al nome di Panatteri. Il lancio lunghissimo per Porto che prova a superare Orefice che lo contiene in modo irregolare e Dabrio fischia il fallo a favore degli azzurri. Siamo al 46esimo in questo istante. Il cross teso di Fina in area ed è il gol degli azzurri, il pareggio di Ciccio Pirrone. L'avevamo detto, bisogna crederci fino alla fine, e al 92esimo gli azzurri trovano il gol di testa decisivo con Ciccio Pirrone. Parte Orefice, il tiro e il gol. Parte Pirrone, il tiro di Pirrone e il gol. 1-1. Parte Montella, il tiro e il gol con Ingrassia che quasi arriva. Parte Fina, il tiro e il gol. Perfetta la esecuzione di Fina, ancora una volta portiere a sinistra, pallone in alto sulla destra. Parte Fabio Arena, rincorsa breve, il tiro e il gol. Calogero Colomana breve la rincorsa, parte Colomana, il tiro e il gol. Da Vincenzo Riccobono al tiro, la rincorsa lunga dalla metà dell'area, Vincenzo Riccobono, il tiro, la parata di Marco Ingrassia, la parata di Marco Ingrassia che si tuffa sulla sua fascia. Parte Cangitano, il tiro e il gol. E il gol di Cangitano. Parte Roberto Pasca, Ingrassia accende le palle, parte Roberto Pasca, il tiro e il gol. Dai Valerio, la rincorsa, il tiro di Valerio, la parata, incredibile la parata di Vitale sul rigore di Genesio, si va ad oltranza, ancora il rigore, il tiro e il gol di Palermo. La rincorsa di Erbini, il tiro e il gol di Mario Erbini. Carmelo Scalia, la rincorsa, il tiro e il gol di Scalia. Siamo al settimo rigore, la rincorsa di Nino De Vita, il tiro, la parata di Federico Vitale, è finita la San Pio. Dopo 120 minuti straordinari e dopo 7 calci di rigore vince la Coppa Italia regionale Memorial Gianfranco Provenzano. L'errore decisivo di Antonino De Vita e l'errore in precedenza di Valerio Genesio, che sul quinto rigore aveva la possibilità di chiudere la partita, e invece gli azzurri hanno purtroppo sbagliato. Azzurri che ringraziano e che vengono ringraziati giustamente dai loro tifosi per aver comunque fornito una fantastica prestazione in questi 122 minuti. Adesso va Capitano Refice, meritatissima la sua coppa. Secondo noi, Peppe, Capitano Refice, il migliore in campo in senso assoluto.
assolutamente è giusto che sia proprio lui che capitano Nepi ad alzare la coppa, perché davvero è stato insieme a Paratene secondo noi migliore in campo. Festeggiano i giocatori della San Pio e ringraziamo ancora i nostri azzurri per averci dato questa, fatto vivere questa emozione. Coppa Italia di promozione, ottavi di finale di andata, il Ribera si è imposto per 2-1 contro la Libertas in rimonta. I biancoazzurri, allenati da Lorenzo Rinallo, in vantaggio per primi con Abubakar al 42esimo del primo tempo. Ad inizio riprese il gol del pareggio con Enzo Martorana che a pochi minuti dal termine regala con un Eurogol il successo ai Crispini. Naturalmente la qualificazione rimane aperta per la gara di ritorno e dopo la gara di Coppa la Libertas si concentra sul derby di domenica prossima. 26 gennaio a Grotte alle ore 14:30 contro i cugini dello Sporting Racalmuto, valevole per la 20ª giornata del torneo di promozione. Si tratta della quarta partita in pochi mesi tra campionato e coppa tra le due squadre, l'11º derby nella loro storia negli ultimi 4 anni. Il bilancio vede 5 vittorie Libertas, 3 dello Sporting e 2 pareggi. Una gara con particolare interesse per un piazzamento nei playoff. La Libertas, che giocherà senza Stefano Piazza, squalificato, cercherà il successo per consolidare il terzo posto, ma soprattutto per avvicinarsi al Mussomeli, che domenica osserva il suo turno di riposo, mentre lo Sporting Racalmuto non può assolutamente permettersi passi falsi perché Sciacca, Canicattì e Comiso sono alle calcagna. Dunque, come sempre, una gara da seguire con l'augurio, come sempre facciamo, che possa trattarsi di una sana giornata di sport e che a trionfare sia il calcio, lo spettacolo. Gli ultimi derby non sono stati avvincenti, si spera in una sfida divertente e piacevole. E sempre per la Coppa Italia di ieri, questi gli altri risultati: Aquila San Michelese Jobbing 0-0, Pedara Giarre 0-2, Castelbuonese Mussomeli 3-4, Dattilo Paceco 0-0, Monreale Montemaggiore 5-0, Pistunina Milazzo 4-1, Rarinante Leonzio 2-1. In Coppa Sicilia di prima categoria il Città di Agrigento ha battuto il Casteltermini 1-0, in Coppa Trinacria Termini Polisportiva Palma 0-0. Bene, con questa sfilza di risultati finiamo l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci seguito. Vi lascio alle previsioni meteo. Bentornati da Paolo Corazzona a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di venerdì, giornata purtroppo di maltempo in gran parte dell'Italia per una perturbazione che sta attraversando un po' tutto il nostro paese, ma sulle regioni di nord-ovest col passare delle ore è già atteso un graduale miglioramento. Tra poco entreremo nel dettaglio, ora un'occhiata alle temperature che si mantengono ancora leggermente al di sopra delle medie del periodo, soprattutto i valori notturni anche per effetto della copertura nuvolosa, come vedete siamo sopra lo zero in tutto il paese tranne nelle zone montuose. Massime che risultano anch'esse leggermente sopra la norma, però con valori un pochettino più bassi rispetto ai giorni scorsi. Da nord a sud rimaniamo comunque al di sotto dei 15 gradi. Poi, come vi dicevo, settimana prossima valori decisamente più contenuti. Ora entriamo nel dettaglio della previsione, giornata di maltempo, anche se dicevamo al nord-ovest sin dal mattino è previsto un graduale miglioramento, piogge invece per buona parte del giorno al nord-est in Emilia-Romagna, con nevicate sulle Alpi centro-orientali mediamente oltre i 900 mm. Nell'Italia centrale anche qua situazione di massima instabilità, quindi tante nuvole, alta probabilità di piogge e rovesci anche se non particolarmente continui e insistenti, cadrà anche la neve sull'Appennino mediamente oltre i 1000-1100 metri. Infine un'occhiata al sud Italia dove anche qui il tempo rimarrà sostanzialmente brutto con alternanza di nuvole schiarite ma alta probabilità di pioggia in tutte le regioni con anche dei fenomeni temporaleschi in Campania e in Sardegna, tra l'altro in Sardegna
temperature in diminuzione, guardate, abbiamo indicato anche la neve, mediamente tra gli 800 e 900 metri. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale anche su Facebook, Twitter e Google+, alla voce 3B Meteo.